Ciao e buonasera a tutti. Questo è un video in cui volevo farvi vedere alcuni orecchini che ho fatto ultimamente. Sono gli orecchini fatti a soutache e due paia di orecchini fatti a bead embroidery. E comincerò da quelli fatti a soutache in ordine praticamente cronologico. Il primo paio sono questi orecchini qua. Ve li faccio vedere da vicino. Allora, questo è l'orecchino. Io spero che vediate bene perché purtroppo è sera e sono costretta ad utilizzare la luce della lampada, la luce artificiale, quindi non so poi se i colori vengano bene, ma vediamo. Questo orecchino l'ho fatto usando la piattina Silk di Filincanto della serie Metal, navetta in vetro, questo color teal, e una goccia di Tink Tink sempre lo stesso colore, bello bello. Poi ho usato i Bicone Swarovski da 3 mm qua, color non so, rose gold, non mi ricordo come si chiama, e qua una delle colorazioni opal, quella sul turchese. Insomma, ho usato anche le perline da 2 mm che ho preso in Piara d'Acadoro. Qua ho messo come si chiama, i dagger, queste perline, questa, diciamo, l'ho vista in 2 dimensioni, ecco, quella più classica, quella più grande. Magari c'ho, allora adesso vi dico come si chiamano le daghe, ecco, queste sono le daghe, però in misura più piccola. Queste sono due goccine cieche, questo color rame bronzo matte, e le stesse goccine ho messo anche qui. Ok, il retro ho fatto così, con simile al cantaro, e questo è il primo paio di orecchini. Ok, come dice mio marito, l'occhio di tigre, l'occhio di Horus, non so, mi sembra un occhio. Poi il secondo paio di orecchini sono questi. Opla, magari faccio vedere uno alla volta. Questi sono stati fatti utilizzando dei cerchietti in metallo come base, poi ho lavorato con del soutache, quello americano, quello sottile, ok? Ed essendo molto sottile mi ha permesso di fare parecchi giri. Infatti qua abbiamo due giri di questa bellissima piattina color blu spento che mi piace molto, più un giro di argento, un giro di 15-0, un altro giro di argento, due giri di questo blu molto bello. Quindi siamo a totale di 6 giri più perline. E guardate comunque quanto piccolino, ve lo faccio vedere sulla mano. Piccolino, secondo me è molto, molto portabile perché è anche molto leggero. E poi, siccome qua è il punto dove si univano tutte le piattine, volevo coprirlo in qualche modo. Avevo anche, dove sono? Avevo anche. Adesso vi faccio vedere questi fiorellini presi adesso in fiera. Ok, aspettate, magari facciamo qua. Bene, solo che non lo so, mi sembrava un po' troppo grande il fiorellino paragonato al cerchietto, mi sembrava un po' troppo scontato, perché poi si vede veramente tanto questo modello in cui c'è il cerchio al soutache con una decorazione sopra floreale. E non volevo proprio fare le cose uguali, quindi ho deciso di fare 3 giri di piattina qua, in questo punto. Dietro ovviamente tutto coperto da simile alcantara, e ho messo questa pietra dura che non so cosa sia, assolutamente sono quelle che si prendono spesso da Livio Bijou, che lui ha sul banco sempre le file lunghe di pietre dure da, mi sa, 2-3 euro al filo. E ovviamente su un filo c'è sempre qualche pietra che è rovinata, però ce ne sono anche delle belle. Questo mi pare sia suo, con questa coppetta e la monachella fatta in questo modo. Ah, non vi ho detto che qua avevo usato le monachelle in questa colorazione particolare che ho preso adesso in fiera da Free, mi pare. Ok. Quindi, come vi dicevo, ho rivestito dietro tutto con finta alcantara sul blu. Poi un altro paio di orecchini che in realtà i componenti per farli avevo da tantissimo tempo, e l'idea di fare questo orecchino mi è venuta all'Hobby Show 2016, autunno, Milano, quindi mi ci è voluto veramente tanto tempo per farli. E sono questi qui, sempre a soutache.
Da Finincanto avevo visto questa bellissima piattina che è blu con filo color rame rose gold e secondo me si stava benissimo abbinato a questo colore di cristallo che è in realtà un cristallo in resina sempre da Finincanto. Praticamente questo tranne il mezzo cristallo, la perla qua da 6 mm e le 8-0, tutto il resto Finincanto. Quindi ho abbinato questo blu Montana con questo champagne a queste piattine. Il cappietto l'ho fatto con le perline rose gold 15 mm, scusate 15-0, e ho usato la monachella color rame, quelle belle sottili che prendo sempre dalla pallina. Gli orecchini sono speculari, ok? E quindi sono fatti in questo modo. In realtà mi sarebbe piaciuto metterci anche una goccia e vi faccio vedere l'esempio. Solo che non avevo una goccia del colore che si abbinasse bene. E queste sono le gocce che ho preso da Livio Bijou in fiera. E secondo me con una goccia così stava anche bene. Però purtroppo di queste dimensioni non avevo niente che mi si abbinasse. Ho detto vabbè, lasciamolo così. Che comunque è bello anche così. È già un bello grande di su. Il retro rivestito sempre con simil Alcantara. E ok, arriviamo all'ultimo paio di orecchini fatti a Soutache, sempre cerchi, sempre piattine quelle da 2,5 mm, quindi ho fatto due paio di orecchini a cerchio con queste piattine. E questi invece sono sul rosa, bianco e viola, prugna. E ho usato sempre un cerchio in metallo come base. Ho fatto due giri di piattina rosa chiaro, poi un giro di piattina rosa metallico, un giro di catena strass con i strassini bianchi, un giro di piattina metallica, un giro di viola. E poi sopra, qua per diciamo coprire il punto di giuntura delle piattine, ci ho messo questo elemento creato usando la goccia sfaccettata e una goccia delle simili dimensioni, solo che in altro colore, l'ho messa qua sotto. Che magari così si vede meglio. Il retro l'ho rivestito sempre in finta Alcantara. Questa la devo un po' rifinire perché purtroppo, come sapete, finta Alcantara ha questa pecca che sotto c'ha, è bianca, quindi a volte si vede. Io, come avevo visto in un vecchio video di Valentina Alchimia, che se mi guarda saluto. Lei praticamente prendeva i pennarelli e cercava di toccando leggermente di scurire quella parte. Infatti qua ci sono riuscita. Qua devo ancora farlo, ma non ho un pennarello di questo colore perché ho un viola molto freddo oppure un rosa che è troppo chiaro. Quindi niente, devo diciamo rifinire questa cosa qua, ma mi piacciono, devo dire abbastanza. E qui ho usato le monachelle semplici della forma, ma fatte in acciaio. E finiti gli orecchini a soutache, vi faccio vedere due paia di orecchini a bead embroidery. Sono praticamente molto simili perché la forma, la tecnica è la stessa, le dimensioni, eccetera, cambiano colori, è leggermente la fantasia. È un progetto che avevo in testa da un pochino di tempo ed è stato veramente divertente farlo perché mi sono sentita libera di esprimere, diciamo così. Adesso vi aspettate chissà che cosa, invece è una cosa molto semplice, però secondo me è molto d'effetto. E sono questi orecchini. Aspettate un attimo che me li prendo. Questi orecchini qui. Allora, questi orecchini sono, come vi dicevo, fatti a bead embroidery. Il primo paio è quello che mi piace di più, tra l'altro, perché è quello che proprio avevo in testa, che dovevo proprio farlo. Sapete quando avete quell'ispirazione, la forma che vi si è già creata in testa, dovete assolutamente portarla in vita. E sono questi. E li ho fatti facendo un orecchino sfumato, usando del beige, del bianco perla. Qua un po' di spruzzi d'oro, sono tutte perline 15-0 della Tho. Abbiamo anche oro matte, diverse tonalità del viola, di quelle tonalità iris, alcune trasparenti, alcune no, e c'è anche qualche perlina, non so se si vede, quelle un po' lattiginose qui, sono delle 15-0 white opal con l'anima color rame.
poi ho fatto il brick stitch tutto intorno, il retro è rifinito con finta pelle sul beggiolino. E questi sono gli orecchini che sono miei, che li ho indossati già e che diciamo hanno riscosso veramente tanto successo perché sono molto portabili secondo me, leggeri, piccoli però raffinati come forma secondo me, cioè è più facile che un orecchino così piaccia secondo me rispetto magari a un orecchino così, è un po' più particolare quindi non a tutti piace giustamente, mentre questo è un po' più sobrio però. Secondo me dà anche l'idea dell'artigianale. E il secondo paio sul blu bianco argento è questo che avevo voglia di riprodurre l'effetto onda marina. Quindi diverse sfumature di blu con un po' di argento e il bianco. E secondo me anche qui è venuto un bel lavoro. Questi sono fatti, in realtà anche questi non sono proprio uguali, ok? E questi invece cioè, ho cercato di farli un pochino speculari, non facendo proprio esattamente la copia precisa e precisa dell'altro orecchino. Infatti questo è un pochino più sul blu, questo un pelino meno, però il bello è questo, secondo me. Il retro è rifinito in finta pelle bianca, un brick stitch con le perline 15-0 sempre da color argento e niente, sono molto soddisfatta di questa tipologia di orecchino. E ho già in programma di farne altri due. Volevo fare uno sul nero con argento e un altro sempre in colori autunnali, però diciamo un po' diversi da questi. E questi sono gli orecchini che volevo mostrarvi e colgo anche l'occasione per parlarvi di un'altra cosa. Allora, io come potrete anche vedere dal canale, il canale ce l'ho da tanti anni ormai, praticamente l'ho aperto quando abitavo ancora nelle Marche. Io mi sono trasferita qui vicino a Milano nel 2011, quindi il canale l'ho aperto penso all'inizio 2011, siamo ormai a 6 anni suonati. All'inizio mi ricordo che usavo molto dei gruppi, dei forum di perline, poi diciamo la comunità creativa si è spostata più su Facebook, Instagram, eccetera, e mi sono sempre sentita un po', cioè avrei sempre voluto fare una mia pagina Facebook, ma mi mancava un po' il coraggio, non so, la spinta, la grinta, eccetera. E finalmente mi sono messa un po' sotto e ho fatto delle foto, ci ho lavorato un pochino, ci ho pensato veramente tanto perché poi il progetto l'avevo in testa da un po', quindi anche il nome della pagina, eccetera, ci ho pensato un pochino, non è stata una cosa fatta all'ultimo momento e ho deciso di aprire questa paginetta Facebook così, perché io sul mio profilo personale in realtà non pubblico le foto delle mie creazioni, quindi poi anche mio marito mi diceva, ma dai, guarda che puoi farti tranquillamente la tua paginetta, fai le cose belle, falle vedere e fai già i video perché non farò anche su Facebook. Effettivamente mi sono detta, ma perché no? E dopo questa lunghissima premessa, vi volevo dire che se vi fa piacere vi metterò il link sotto questo video, vi metterò il link della mia paginetta, quindi se vi va di darci un'occhiata. So, comunque tutte le creazioni che sono lì sono le creazioni che comunque avete visto nei miei video, alcune sono in questi orecchini, ci sono questi, siccome non erano ancora finiti, li devo ancora fotografare e mettere sul sito, che poi io essendo un po' pignola diciamo ci metto un po' per fare delle foto come piacciono a me, ma insomma ormai una volta iniziato secondo me poi viene anche in automatico, viene anche molto più facile dopo. E niente, quindi spero che il video vi sia piaciuto, che le mie creazioni vi siano piaciute, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi capiterà di andare sulla mia paginetta, se vi va di mettermi un mi piace, aiutarmi a farla crescere e fatemi sapere se avete dei suggerimenti, cosa potrei fare, perché io sono alle prime armi, non so assolutamente come muovermi, quindi qualsiasi consiglio, qualsiasi suggerimento è ben accetto. Niente, un bacione a tutti e alla prossima, ciao!